Ben ritrovati gentili amici del canale YouTube Gianluca Rossi TV. Inter Cremonese 3-1, lo stesso punteggio a favore nostro però patito dalla Lazio, e bisogna essere contenti ovviamente che ci sia stata una reazione che però io vedevo assolutamente scontata. Bisogna essere contenti dei gol che abbiamo fatto, bisogna essere contenti anche di scaricare l'app numero 10 dal link in descrizione su questo video. Reazione. Beh, ci mancherebbe che non ci fosse stata una reazione dopo lo scempio purtroppo che abbiamo visto a Roma. Devo dire che però al di là dei gol bellissimi, uno più bello dell'altro, il primo di Correa, che è andato ancora a segno, comunque ragazzi, certo su un tap-in, ma è un gol preparato da Dzeko, nato da un corner folle battuto dalla Cremonese, per cui sono partiti Di Marco e Barella in contropiede. Dopo devo dire anche il secondo gol, ancora più bello, con una giocata meravigliosa di Çalhanoğlu, un'azione avvolgente a cui ha partecipato tutta la squadra, anche lì devo dire generoso Correa nell'aprire a un certo punto per Çalhanoğlu, che ha proprio preso il tempo per individuare l'arrivo di Barella. Barella di solito tira in tribuna e invece al volo ha fatto un gol meraviglioso. E che dire del terzo gol di Lautaro, che a un certo punto lanciato da Barella mi ha ricordato un po' le sgroppate di Berti e Mateus, insomma. Gol bellissimi, Lautaro subentrato, Correa uscito per un problemino fisico perché ci sembrava di aver avuto delle indicazioni già dalle scelte, poi a un certo punto iniziali, cioè Lautaro sicuro titolare nel derby e con lui Correa visto che è stato sostituito e quindi Dzeko che ha fatto poi invece tutta la partita a riposo. Però ecco, per le notizie che sono arrivate poi da San Siro per cui Correa potrebbe essere uscito per un problemino, non ne siamo più così certi. Quello che non mi è piaciuto, ragazzi, di questo Inter Cremonese, non mi è piaciuta la solidità, anzi la mancanza ancora una volta di solidità difensiva. Una partita da condurre come quella contro lo Spezia con il clean sheet senza prendere gol, ecco, siamo riusciti proprio nei minuti finali invece a concedere una conclusione da lontano a Okereke, che poi questi prendano sempre il 7 quando tirano, è incredibile. Vabbè ragazzi, poi c'è ancora qualcuno, ma lì è prevenuto in malafede, cioè che Handanović poteva buttarsi. Ragazzi, Handanović ha fatto due parate nel primo tempo su Dessers e Pickel, che sono state parate importanti, altro che storia, chiudendo lo specchio in uscita, quindi dimostrando di essere tonico. Poi domani vedrò meglio le pagelle, ma non ho alcuna insufficienza onestamente da dare su questa partita, non ce n'è motivo. Anche se ho visto meglio Barella, Brozovic ha cominciato a carburare soltanto nella seconda parte della gara, perché francamente mi aspettavo Aslani, ma invece è partito Brozovic. Eventualmente si può anche pensare, senza essere subito critici, che abbia bisogno di giocare perché Brozovic è un diesel. Infatti nella seconda parte di gara è venuto fuori, ha fatto anche un bel triangolo, è andato al tiro, un tiro che non è stato irresistibile. Però ovviamente in questa notte, io vi parlo di notte dopo tante ore di diretta, quindi mi scuserete per qualche imprecisione se ci sarà, ma finora forse non le ho fatte, perché il tabellino marcatori con Correa, Barelli e Lautaro me lo sono ricordato, con il gol di Okereke le parate sono su Dessers e Pickel. Spiace che noi si sia qui ancora nella notte tra il 30 e il 31 agosto a temere ancora il Paris Saint-Germain su Skriniar, e soprattutto la notizia dell'ultima ora, cioè l'Inter avrebbe raggiunto un accordo per cedere Gossens. Una cosa che era assolutamente imprevedibile. Cedere Gossens al Bayer Leverkusen, evidentemente lui non si è trovato qui, ragazzi, al di là dei problemi fisici. Però poi, dalla pancia di San Siro, ecco che ti entra Gossens quando non te lo aspetti, perché dice scusa, se lo devo vendere rischio che si faccia male. Gli ultimi 10 minuti, anche se lui è stato ben attento a zampettare lontano da situazioni pericolose col risultato già acquisito. E poi il problema è chi si va a prendere. Si parla di questo croato,
Borsa Sosa, no? Il nome ricorda Rubens Sosa, ma nulla a che vedere, 24 anni, è stato il terzo miglior assist man in Bundesliga dallo Stoccarda, ma lo Stoccarda vuole dei soldi, siamo sempre lì, ragazzi. Operazione Acerbi che per il momento è giusto considerare bloccata, e però è un po' un mistero che Gossens, magari è lui all'ultimo momento il prescelto per andare via, tra l'altro recuperando gli stessi soldi, ma forse anche di più, perché mi parlano di un'offerta di 30 milioni che sistemerebbe definitivamente il bilancio, sempre che ovviamente tu non debba spendere poi altri 15 per avere il sostituto, e consegnerebbe la fascia a Di Marco. Di Marco che continuiamo tutti a vedere più come quinto, onestamente, di sinistra che come braccetto di sinistra in difesa. Perché anche posso dire, anche stasera contro la Cremonese, che non è un avversario tostissimo, insomma, anche da lì ci sono stati un po' di problemi. Ma non voglio adesso dare la croce a Di Marco, gli do 6 a tutte e 3 i difensori, ragazzi, perché di danni alla fine non ne hanno creati. Però c'è sempre questa sensazione dietro, ed è strano, che non siamo sicuri, concediamo troppo. E un conto, lo abbiamo visto, se concedi alla Lazio finisce male. Se concedi alla Cremonese, allo Spezia, ti può anche finire bene. Se concedi al Milan, non va bene. Quindi diciamo, Milan che tra l'altro a Reggio Emilia non ha trovato il Sassuolo festaioso dell'ultima giornata di campionato, Sassuolo tutt'altro che festaiolo, insomma, si è messo lì a fare la sua partita. E devo dire con mia sorpresa, pensavo che il Milan, perché l'avevo visto complessivamente bene in tutte le altre partite, pensavo vincesse, però voglio dire, ci sta di pareggiare Reggio Emilia. Quindi la classifica ci dice che siamo, ma per quel che può valere, arriviamo al derby una lunghezza avanti, ma non è tanto questo. Loro hanno forse più difficoltà di noi a segnare, a trovare il gol, noi però mi sembrano più solidi dietro. Poi vabbè, Berardi ha sbagliato il rigore, ragazzi, succedono, no? Quindi queste cose. Onestamente devo ben capire un attimo questa ultima giornata di mercato, anzi questi ultimi 2 giorni, perché abbiamo il 1° settembre fino alle ore 20, e ovviamente la tensione massima è su Skriniar, perché ancora Galtier come Al-Khelaifi senza nessun rispetto, devo dire per un altro tesserato, si è messo a dire ma insomma non è ancora finita, Al-Khelaifi aveva detto vi comunicheremo la firma. E quello che mi sorprende, perché uno potrebbe anche dire, vabbè, ma Zanga durante la rifinitura prima di Inter Spezia l'ha tolto dal mercato, punto e basta, non c'è neanche bisogno di replicare. Sì, però, ragazzi, come vi avevo detto che mi aspettavo che sarebbero arrivate da Parigi ancora, che poi bisogna vedere quanti soldi mettono sul piatto, perché finché parli. Però il continuare a parlarne agita, soprattutto agita il fatto che non ci sia una presa di posizione netta, cioè Marotta uscendo dall'Hotel Gallia si è cucito la bocca. Allora, si potrebbe anche dire come cavolo ti permetti di parlare di un nostro giocatore? Stai zitto Al-Khelaifi, stai zitto Galtier. Invece vedo che è ancora tarda questa risposta ad essere, ragione per cui è giusto che il tifoso interista, sapendo che questa proprietà è così poco comunicativa, sia in agitazione all'ultimi giorni di mercato. Però ragazzi, io veramente ve lo dico, secondo me non si può perdere la faccia in questo modo. Ormai Skriniar è stato levato dal mercato, io voglio pensare che sia stato levato ancora, sia stato levato definitivamente dal mercato, anche se domani mattina offrono 80. Anche perché poi non ci sono più i tempi tecnici, continuo a ribadirlo, già è difficile fare Gossens e trovare un giocatore, perché vai un po' al buio. Poi io credo che se si fa questa operazione con Gossens automaticamente entri anche Acerbi, non c'è più bisogno di aspettare neanche Salcedo e Agumè. Quindi paradossalmente nelle ultime 48 ore ti può uscire Gossens e ti può entrare Acerbi e magari appunto Borsa Sosa. Ragazzi, mi spiace tantissimo per Gossens se va a finire così, però mi pare che tra tutti quelli sacrificabili, ragazzi, non l'abbiamo mai visto, evidentemente all'Inter non fa per lui, succedono queste cose. Comunque teniamoci stretto questo 3-1 alla Cremonese, ripeto, ho bisogno di altre conferme, perché non è che il 3-1 alla Cremonese mi fa dimenticare l'1-3 patito dalla Lazio. E dietro, ragazzi, continuiamo a ballare troppo.
Questo è un fatto assodato, fermi restando i gol, che sono tre e sono stati uno più bello dell'altro. Un bacio, ragazzi, tanto ci sentiremo spesso in questi due giorni, perché col mercato, figuratevi, si potrà stare tranquilli. Gli altri stanno tranquilli, Paredes arriva alla Juve, avessi detto mica poco, E noi invece vediamo se abbiamo la stessa squadra di stasera, vediamo se ce l'abbiamo il 1° settembre. Ciao a tutti e viva l'Inter! Hey!